con lui. Doni? Sono Maurizio, Doni, ti ricordi di me? Doni? Sono Maurizio! Doni, sono Donato! Sono Maurizio! Maurizio di Milano, ti ricordi? Siamo stati tanto tempo insieme! Tre anni fa! Non ti ricordi? Ma non ti ricordi proprio! Ma siamo stati tanto tempo insieme. Ti ricordi? Con gli amici anche al mare, con quelli di Matera. Non te li ricordi? Ti ricordi anche mia nonna? Stava sempre con tua nonna. Tua nonna, scusa, mi puoi passare un attimo tua nonna? Che la devo salutare, da tantissimo tempo che non la vedo. È uscita. Come è uscita? Mi ha appena risposto al telefono. Dai, la voglio salutare. Sono anni che non la vedo. E se n'è andata su. E la tua sorellina Antonella non c'è? Io mi ricordo tutti di voi, tuo padre. Ogni volta che venivo a casa, non ti ricordi? No. Mangiavamo sempre i biscotti insieme. No. E quindi no, non c'è nessuno in casa, neanche Antonello, non posso parlare con nessuno? No, sto solo io, non stanno neppure io. Ah, no, perché io, diciamo, ho chiamato a casa tua e mi ha risposto Luigi, se non mi sbaglio, era proprio lui, era tuo fratello, e mi ha dato il numero di casa tua. Ho chiamato verso le 2:30. Ah. Perché, appunto, volevo salutarti. Ma è possibile che tua nonna non c'è? Cioè, ha appena parlato, la voglio soltanto salutare. Eh sì, ha parlato e se n'è andato. E com'è possibile? Ti ricordi che anche io sono dell'Inter? Ah, no, non mi ricordo però. Ah, io invece mi ricordo che tu sei interista sfegatato. Non ti preoccupare che quest'anno lo vinciamo lo scudetto. Speriamo. Però l'ultima partita l'abbiamo persa contro l'Atalanta. Ah, no, guarda che l'abbiamo persa 1-0. Mi ricordo benissimo, sono andato a vederlo allo stadio. Sono uscito alla fine del primo tempo, appunto, perché sapevo che dovevamo perdere. Mi puoi passare tua nonna? Dai, la voglio salutare. Non c'è, se n'è andato. Come? Se n'è andata. Non ho capito. Se n'è andata. Ah, ho capito. Quando posso ritrovarla? Che io vorrei tanto salutarla. Cioè, comunque, se la vedi prima di me, digli tanti saluti da zia Concettina e Maurizio, ovviamente, che sono io. Hai capito? Lei sicuramente si ricorderà di me. Tu provale a dire e poi vedrai. Ok. E a scuola come va? Doni? Donato? A scuola come va? Normale. Come normale? Come vai a scuola? A piedi o con la macchina? Ah. dipende. Come dire? Ah, vabbè, dipende, se certamente se sta piovendo non vai a piedi, ovviamente. Ah. Maurizio. Maurizio di Milano, non ti ricordi? Ma come cavolo fai? Maurizio di Milano. Cognome Maurizio Giuli di Milano. Maurizio Giuli. Con la gli. Ah, ma non ti chiami Giuseppe? No. Chi è questo Giuseppe? Chi è questo Giuseppe adesso? Mi sembra un altro qua. Ma vatte, io sono Maurizio di Milano. Ma là. Mi sembra. No, amici, sono proprio io, Maurizio. E come vai a scuola? Dimmi, come vai, Donato? Allora, o a piedi o con la macchina. Ah, vabbè, questo me l'hai già detto. Ovviamente se sta piovendo vai con la macchina. Però non ti hanno ancora comprato il motorino i tuoi genitori? No. Ah, perché?
No, non so chi sia questo Giuseppe Montone. Ho detto già che mi chiamo Maurizio Gigli e sono di Milano, chiamo da Milano, quindi sto facendo anche un'interurbana, quindi pagherò anche di più per parlare con te, per salutarti, dato che so che sei andato al liceo. Io il 10 settembre non mi ricordo. No, non sono io. Comunque non mi ricordo se ero io o qualche amico di Milano. Forse ero io che ero a mia zia. Ah. Ricorda? Sì, perché io mi ricordo che sono stato tanto tempo con tuo fratello e ti ricordi le, anche con te ovviamente, le tante partite a pallone che avevamo fatto, non ti ricordi? Sì, mi ricordo. Oh, e mo ti ricordo, finalmente ti sei ricordato di me, ti è tornata la memoria. Sì, mi sei ricordato. E senti, e tua nonna è uscita? Pronto? Pronto? Infatti, mio fratello, Luigi. Io sono a Milano, allora, donna, non hai capito, io sono a Milano. Allora, non so chi sia questo Carlo. Oh, il telefono mi sta squillando il telefono di là. Ah, vai a rispondere, amore. Se vuoi ti accompagniamo. Ma hai sgamato subito Giuseppe? Eh? L'hai sgamato subito Giuseppe? Sì, l'ho sgamato. No, all'inizio no. Poi l'ha chiamato pure un'altra volta. Vai, Tony. Poi dopo un po' l'ho capito. Da come l'hai capito? Mo me ne sto andando su te. Mo vengo qua, mo va. Ciao. Ciao, ciao tu. Ecco.